Salve a tutti gli amici di Tech Different, siamo qui con l'unboxing e il primo contatto con Smart Band 2 di Sony. Come vedete dalla confezione, compatibile sia con iOS che con Android. Abbiamo al centro della confezione il cuore dello Smart Band e poi il braccialetto. Come possiamo vedere, la confezione è certificato IP68, vuol dire che lo possiamo utilizzare anche in piscina tranquillamente. Sul retro della confezione vediamo anche le colorazioni disponibili del braccialetto. Ma andiamo ad aprire appunto la confezione e vedere al suo interno cosa contiene. Contiene ovviamente il braccialetto con la chiusura in metallo con il marchio Sony, davvero molto elegante. Anche il braccialetto stesso è in gomma molto molto leggera. Qui abbiamo lo spazio per il pulsante, all'interno c'è lo spazio per inserire il cuore appunto del dispositivo. E andiamo appunto a vedere il cuore del dispositivo. Sempre si fa un attimino fatica, devo cercare di prenderlo, ecco qua. Qui abbiamo il sensore per rilevare il battito cardiaco, abbiamo un pulsante laterale con tre LED di notifica per la ricarica o per la connessione Bluetooth per quanto riguarda il primo accoppiamento. Poi abbiamo il pulsante che serve da accensione oppure anche per sincronizzare il dispositivo, collegarlo tramite Bluetooth. Abbiamo poi l'ingresso micro USB per la ricarica. All'interno della confezione troviamo la pratica guida. Eccola qua, che ci dice in poche parole che in 30 minuti di ricarica ce lo carica completamente. Abbiamo anche l'applicazione da scaricare per Android e per iOS. Ovviamente senza applicazione le funzioni sono molto molto limitate. Qui abbiamo la dichiarazione di conformità. Bene, ora passiamo a visionarlo più da vicino. Perfetto, rieccoci qua. Siamo qui col cuore. Qui in primo piano trovate anche l'ingresso USB che serve per la ricarica del dispositivo. Andiamo a fare una panoramica. Come ho detto in precedenza, vediamo sul lato il tasto per accenderlo e per attivare il pairing Bluetooth con le tre luci LED di notifica che si accenderanno appunto quando si attiverà il Bluetooth. Qui vediamo anche l'altra, vediamolo anche da un'altra angolazione. Eccolo qua, una panoramica. Ed ora passiamo al braccialetto. Braccialetto che, come vi ho detto, è in gomma, davvero molto molto leggero, molto ben fatto. Vedete che ha una forma davvero, diciamo, molto moderna, con gli agganci per il cinturino a mo' di clip con un inserto che andiamo a vedere tra poco. Qui abbiamo l'ottima rifinitura in metallo e la fascetta sempre in gomma per il cinturino che avanza. Qui all'interno dove dovremo posizionare il cuore del nostro accessorio. E qui vediamo, come vi ho detto prima ed avete visto tutti, le tacchette per la regolazione per qualsiasi polso, quindi da un polso più piccolo a polso molto molto grande. Eccolo qui con il cuore al suo interno, si presenta così lo Smart Band 2. Andiamo a vedere ancora una volta la rifinitura per l'aggancio al polso. Come potete vedere, ottimo lavoro da parte di Sony, molto molto bello, molto elegante. Io l'ho trovato davvero eccellente sotto punto di vista estetico, ma anche funzionale. Qui lo vediamo indosso, come l'ho indossato, vedete che calza molto molto bene, è abbastanza stretto, non più di tanto, logicamente. Vi ricordo che lo Smart Band 2, oltre a rilevarsi il battito cardiaco, le nostre attività fisiche, ci vibra anche qualora ricevessimo notifiche di tutte le applicazioni, nonché di chiamate in entrata ed SMS, cosa davvero molto molto importante. Vi rimando dunque alla nostra recensione completa scritta.